Pietro Castellitto, protagonista di È nata una star, in cui recita il ruolo di un porno attore. Porno attore, sì. Ciao, grazie. Andate a vedere un film che è un bel film. E ci sono io che faccio Marco, ci sta Rocco Papaleo che fa mio padre, Luciano Lepizzetto, girato da Lucio Pellegrini. Una commedia rara, divertente e diversa. Pietro Castellitto studia anche filosofia, però vorrebbe fare l'attore. Ormai è un attore, possiamo dirlo. Ma sì, no, nel senso che poi bisogna vedere come va la vita. Un mestiere che può essere un mestiere meraviglioso, ma anche uno dei mestieri più frustranti che esistono. Ma questo l'ho già detto nei 20 minuti di intervista che abbiamo fatto prima. Ecco, il sogno come attore, quale potrebbe essere? Recitare un film su Nietzsche? No, assolutamente no. Recitare, trovare il personaggio dove uno può esprimere il meglio di sé, che non, poi dipende dal regista, dal momento, da tante cose, da tanti fattori che... e anche da un pizzico di fortuna. Assomigli un po' a tua madre e un po' a tuo padre, sei un mix... Sì. Sì, il naso è di mio padre, palesemente di mio padre. Facciamo vedere il profilo, ecco. Gli occhi invece? Gli occhi di mamma, gli occhi azzurri, azzurri. E di tu invece, ecco, tu come sei? Io? Tu come sei invece? Tu? Io sono... assomiglio ad entrambi come non assomiglio a nessuno dei due, quindi... Poi ora non trovo aggettivi per definirmi in questo momento. Però. Quindi per conoscerti meglio bisogna andare a vedere questo film e poi Venuto al mondo, che seguirà più avanti. Ma prima questo. Prima questo. Ok. Ciao.